titolo di questo video: le fondamenta menzogniere del cristianesimo. Benvenuti amici sul canale Il Bereano, in cui si trattano argomenti concernenti non solo le menzogne, l'imbroglio, la frode e l'inganno profuso dalla società Torre di Guardia attraverso i suoi servitori, i Testimoni di Geova, ma qui si parla di religioni in generale, del cristianesimo in generale, perché su questo canale non si traghetta gente da una religione all'altra, su questo canale non si spostano adepti da una religione all'altra, su questo canale non si persuade la gente a continuare ancora a improntare la propria vita su basi menzogniere quali quelle profuse attraverso il cristianesimo ed il suo testo inventato conosciuto come la Bibbia. Su questo canale si punta al libero arbitrio, ad elevare la spiritualità di ciascuno di noi in maniera responsabile e consapevole nei confronti della vita stessa, smettendo di essere servitori di un credo piuttosto che di un altro. In questo canale non si illude nessuno di poter trovare la verità in una religione piuttosto che in un'altra, in un credo piuttosto che in un altro, in un culto piuttosto che in un altro. Si dicono le cose come sono, in realtà. Dunque, le fondamenta menzogniere del cristianesimo. E vi leggo questo breve sunto, che altri non è che la recensione di un libro, il libro intitolato Verità e invenzioni della Bibbia, un libro scritto da Robin Lane Fox, docente di storia e letteratura antiche a Oxford. Non è uno del corpo direttivo, per intenderci. Non è uno di quelli del corpo direttivo che troverete nei supermercati a riempire il carrello di whisky, voglio dire. È autore di molti testi fondamentali, tra cui una monumentale biografia di Alessandro Magno e di importanti studi sulle religioni al tempo dell'Impero Romano. In Italia sono usciti Alessandro Magno nel 1981, Pagani e Cristiani nel 2006, Il Mondo Classico nel 2007, Eroi Viaggiatori nel 2010. E quindi ora vi parlo di questo, in sintesi, del contenuto di questo testo interessante che inviterei a leggere e a comprare, costa 14 euro tutto sommato, Verità e invenzioni della Bibbia. Bene, Primo Corintico capitolo 15 versetti 3 e 4 ci dicono: Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, dice qui il famoso Saulo di Tarso. In Atti 26-22 si dice ancora: null'altro egli, riferito a Gesù, afferma se non quello che i profeti e Mosè dichiarano che doveva accadere. E ancora, nei Vangeli di Matteo, Giovanni, leggiamo che le cose sono accadute affinché la scrittura fosse adempiuta. Quante volte abbiamo letto affermazioni di questo tipo nel Nuovo Testamento? Insomma, tutto il Nuovo Testamento ribatte su questo concetto. La venuta del Cristo sarebbe l'adempimento delle scritture, intese ovviamente come Tanakh, ovvero la Bibbia ebraica, le scritture come Vecchio Testamento. Resta quindi inteso, per la dottrina cristiana, che quanto contenuto nel Vecchio Testamento sia una sorta di grande prologo, di preparazione, di annuncio dell'avvento messianico. In realtà questo modo di vedere le cose, che peraltro costituisce uno dei pilastri dello stesso cristianesimo, poggia su una serie di mistificazioni, così
palesi e perfino maldestre da lasciarci stupiti su come sia possibile che per 2000 anni moltissimi vi abbiano fatto affidamento. Non solo di come ancora oggi molti continuano a farvi affidamento, forse per ignoranza? Forse perché ci credono tutti e quindi ci dobbiamo credere anche noi? Lo facciamo per il quieto vivere? Lo facciamo forse per paura, per mancanza di coraggio e di affermare che le cose potrebbero non essere così? Qualunque sia la risposta, oggi non ci sono più scuse che tengano. Perlomeno in Occidente viviamo per fortuna in una società sufficientemente secolarizzate da non impedirci di acquisire informazioni corrette e di divulgarle e di trarne le ovvie conseguenze. Cominciamo col dire che il Vecchio Testamento non contiene alcuna allusione o profezia relativa alla venuta di un Messia, perlomeno non nel senso cristiano del termine. Perché per i cristiani il termine Messia ha assunto un significato che è al di fuori di quello che realmente significava. Affermare il contrario quindi significa come violentare il senso del testo, cosa che è stata prevaricamente fatta dalle esegesi cristiane fino ad ora. Se i profeti ebraici avessero potuto leggere il Nuovo Testamento, si sarebbero sicuramente scandalizzati e indignati. Isaia, ad esempio, rivolgendosi al re Acaz nel tardo VIII secolo, avanti Cristo, aveva predetto la nascita di un Immanuel, cioè che intendeva, ciò che intendeva era semplicemente la nascita di un principe di sangue reale, perché il vocabolo usato in ebraico per indicare la madre del bambino significa giovane donna, non vergine nel senso che non è stata deflorata nella vagina. Oggi il termine vergine ha acquisito un significato differente, e cioè si intende la mancanza di deflorazione della vagina, ma il termine utilizzato in quel contesto era riferito a una giovane donna, perché ovviamente le donne non sposate, le giovani donne, erano ovviamente vergini, era scontato. Quando tale vocabolo fu tradotto in ebraico nella Bibbia dei 70, il termine corrispondente al limite poteva avere un doppio significato. Tuttavia i cristiani cominciarono a leggere questo brano come una profezia della nascita di Gesù Cristo e del parto virginale di Maria. A proposito, su questa questione specifica, anche Biglino ne parla. Per esempio, no? E siamo d'accordo su questa questione. Anche Biglino tratta questo argomento nel tentare di mostrare che in Isaia in realtà non c'è alcuna profezia in questo senso. Non c'è alcuna profezia in questo senso. La quale Biglino a sua volta ripete questo concetto laico, che la profezia di Isaia non si riferisce a Gesù, tantomeno a questa vergine. Mentre sempre Isaia parla di un servo sofferente che i cristiani di nuovo hanno interpretato come un'allusione alla futura sofferenza di Cristo. In realtà il profeta biblico quasi sicuramente stava alludendo all'insieme di Israele. Com'è importante conoscere le vicende storiche per inquadrare il senso di un testo, perché bisogna inquadrare il concetto storico, il contesto storico, per capire. Non si può estrapolare un versetto e decontestualizzarlo e applicarlo a quello che ci pare e piace a noi. Quindi stiamo dicendo, si alludeva all'insieme di Israele, alle prese con le potenze imperiali del suo tempo. All'epoca di Isaia il termine stesso Messia non aveva e non poteva avere in alcun modo un significato cristiano. Il Messia, ossia unto, perché infatti l'investitura regale di ogni re di Israele prevedeva l'unzione con olio, quindi unto, proprio Messia vuol dire unto,
una volta che uno era un messia, era unto, significa che era un re. Era il capo carismatico, il nuovo re che avrebbe ribaltato la situazione e portato alla riscossa Israele contro i suoi nemici, supportato dalla fede in questo Yahweh del Vecchio Testamento. Certo, ma non era mai, cioè questo Messia non è stato mai inteso da Israele come un salvatore universale dell'eccezione cristiana, dell'accezione cristiana. Cioè i cristiani si sono inventati questo Messia, addirittura una sua seconda venuta, cioè non basta la prima venuta di questo Messia salvatore dell'umanità, una seconda venuta di questo Messia hanno inventato altri cristiani, in più questo Messia non più come capo carismatico di un popolo, dei giudei, di Israele, no, salvatore del mondo, ecco l'invenzione puramente cristiana. Quanto al risorgere, non era nemmeno previsto che il Messia risuscitasse. Vi è solo una remotissima allusione nel libro di Osea, capitolo 6, versetto 2, il quale descrive: il terzo giorno ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Di nuovo, il profeta non stava affatto profetizzando la risurrezione di Gesù Cristo, anche perché si riferisce ad una pluralità di individui. Osea sta parlando del popolo di Israele dolorosamente ferito che si aspetta da Yahweh di essere guarito, non di un soggetto morto. Poi, per non parlare delle abitudini dei primi cristiani di associare pezzi separati di un testo veterotestamentario per farne uno solo. Errori a non finire. In buona e cattiva fede non ci importa molto, ma comunque errori sui quali è stato costruito questo cristianesimo, che vuol addirittura alcuni tentano di spacciare come forma elevata di cultura, una forma culturale elevata che, perché no? Invece io, da parte mia, definisco il vero virus dell'Occidente, perché nulla di buono può venire come conseguenza di una cultura basata sulla menzogna, sull'inganno e sulla frode, come quella del cristianesimo. E ancora, nonostante siamo nel 2020, ci sono persone che cercano di trarre il meglio da questa falsa cultura inventata dal nulla, su basi speculative di un Vecchio Testamento. Addirittura abbiamo ebrei, abbiamo giudei cristianizzati, persuasi ad assecondare i falsi insegnamenti profusi dal cristianesimo. Riflettiamo, impariamo a riflettere a livello individuale senza timore di essere giudicati da altri nel fare certe riflessioni e trarre certe conclusioni. Un abbraccio, cari amici del canale, al prossimo video. A presto.